La mafia non è soltanto impegno di magistrati e giornalisti, è impegno di tutti. Io ricordo gli studenti negli anni Ottanta erano l'ossatura del movimento antimafia. All'epoca la città guardava con sospetto Falcone e Borsellino e noi studenti, insieme a esponenti della Chiesa, del sindacato, scendevamo in piazza. Quindi credo che oggi il contributo degli studenti è fondamentale. Che cosa possono fare gli studenti? Non soltanto scendere in piazza, ma raccontare cosa avviene nel territorio, intervistare i magistrati, i giornalisti, chiedere ai commercianti se pagano il pizzo, capire se nel territorio qualcuno vuole prendersi la città. Nel centro storico si spaccia, andiamo nei luoghi di spaccio, andiamo a liberare quei luoghi e ad incontrare quei giovani che in questo momento sono nel tunnel della droga. La droga è diventato il grande affare per Cosa Nostra oggi.